Le elezioni regionali confermano la Basilicata come roccaforte del centro-sinistra, riconfermando la carica di governatore l'uscente Vito De Filippo, che si è confermato con un successo personale del 60,8% dei voti, contro il 27,9% del suo rivale del centrodestra Nicola Pagliuca. Buono anche il risultato dell'altro candidato Mag di Cristiano Allam, che è arrivato all'8,7% dei consensi. Il PD si conferma come primo partito della regione, con il 27,13% delle preferenze. Secondo partito il PDL, che conquista il 19,43% dei voti. Salutato da un applauso al suo arrivo nel quartier generale del centrosinistra a Potenza, ieri pomeriggio De Filippo ha subito indicato la Basilicata, anche per la presenza in coalizione dell'UDC come laboratorio per il centrosinistra italiano impegnato nella rincorsa al centrodestra, e ha ribadito le critiche al governo già espresse nelle scorse settimane.